Ora, intanto il nome, che vi dà già una piccola anticipazione, vuol dire distesa sul mare, prokyuta in greco, dal verbo greco prokeimi, mi distendo su. I primi marinai quindi vedevano l'isola come una fanciulla distesa sul mare, molto romantico, ma tralasciava il fatto che, essendo abbastanza piatta, noi siamo a 91 metri sul livello del mare ed è il massimo, l'isola è molto assolata. In compenso, pur essendo un'isola vulcanica, non ha fonti d'acqua potabile né termale, comunque molto scarsa l'acqua, quindi ha sempre sofferto la siccità e quindi il terreno molto fertile non è mai stato usato a sufficienza. Questo vi dà la misura di quanto fosse inospitale questa terra. Giù davanti a voi la Corricella è il borgo dei pescatori di Procida, case colorate che distinguono le varie famiglie, tutte attaccate per motivi di sicurezza, perché se arrivano i saraceni passi per tutte le porticine interne e fuggi fino al porto dall'altro lato. Davanti non hai l'uscio ma hai la scala a pioli, quindi muro pieno e la scala da calare ogni volta. È l'ambiente dei fornici. Queste sono le piccole rimesse delle barche. Finiscono alle 9 di mattina, si ha la prima vera esplosione del summit dell'antico vulcano Somma. Che cosa succede? Che gli ercolanesi tentano il rifugio all'interno ovviamente delle rimesse delle barche, sperando che qualcuno arrivi a salvarli. Sulla vecchia spiaggia, nella zona della vecchia spiaggia, si ritrovano quasi tutti i corpi di ercolano. Se ne ritrovano circa 300, circa 40 a rimessa, all'interno della rimessa quasi esclusivamente donne e bambini, mentre tutti gli uomini distesi sulla spiaggia. Terminazione di Campi Flegrei, quindi uno dei terrazzi ovviamente con gli affacci più importanti.